Buonasera a tutti, benvenuti alla sessione della prima commissione consigliare permanente di giovedì 1 febbraio 2024, convocata alle 17.30 nei locali della Protezione Civile del Comune di Pisa. In particolare ci troviamo nel centro di situazione. Sono presenti, oltre al sottoscritto, il commissario Del Rosso, il commissario Nevini, il commissario Poli, il commissario Vouk e l'uditore Miro Berretta. Sono altresì presenti il dottor Luca Padroni, la dottoressa Caduccia Maffei. Quindi cominciamo questa seduta, è una prosecuzione dell'argomento 70-2023, che abbiamo già trattato con la commissione parlando del sistema di protezione civile che abbiamo in atto nel Comune di Pisa, aggiornamenti sul piano di protezione civile che è in fase di aggiornamento, quindi siamo venuti molto volentieri a visitare i locali per prendere visione con mano di qual è la realtà della nostra protezione civile. Quindi io lascerei la parola al dottor Luca Padroni per definirci. Sì, grazie per questa opportunità, diciamo, in prosecuzione rispetto appunto alla commissione precedente. L'idea, diciamo, di oggi era di entrare un attimo più nel merito di alcuni aspetti per farvi anche vedere, ecco, diciamo, direttamente un po' di quegli elementi di cui si parlava la volta precedente. Allora, un elemento fondamentale è la parte, quello del sistema di allertamento che già avevamo accennato. Il sistema di allertamento, diciamo, è una piattaforma con cui effettuiamo sostanzialmente tre attività. La prima è quella di attivare e informare sia in caso di allerta sia anche in caso di evento in corso, anche per la convocazione dell'unità di crisi, gli addetti ai lavori. Noi abbiamo una lista divisa per gruppi di 244 addetti ai lavori, quindi registrati nelle varie direzioni del comune, le società di servizi, quindi le scuole che sono sul territorio comunale, quindi tutte le varie, diciamo, articolazioni che devono essere, diciamo, attivate o avvisate con una modalità però diversa rispetto al cittadino, dove invece il messaggio deve essere un messaggio, diciamo, univoco e omogeneo per tutta la cittadinanza. Questo, diciamo, è un'attività che noi svolgiamo ogni volta che c'è un'allerta meteo, più le condizioni ovviamente di crisi. Questo però consente un sistema che poi richiede e certifica anche l'avvenuta consegna del messaggio, ma non solo che il messaggio è arrivato, ma che la persona ne ha presa visione. Quindi chi lo riceve deve svolgere un'azione volontaria per dire che ha ricevuto il messaggio. Il messaggio viene mandato su più piattaforme, vedete qui un esempio, quindi lo stesso messaggio si prova a mandare sull'app, se l'app non dà conferma si manda sulla mail, poi una seconda mail, poi se quella non dà conferma un sms, poi si può fare la chiamata vocale e così via. Quindi tutta una serie di metodi che chiamiamo proprio cartucce, no? Nel senso che si prova e appena la persona conferma il sistema in qualche modo si arresta e ci dà la conferma che quel messaggio è arrivato a destinazione. Questo è importante perché dietro ogni gruppo, dietro ogni categoria a cui noi mandiamo il messaggio ci sono poi delle procedure codificate ovviamente prima in tempo di pace, e quindi il fatto che i vari soggetti diano conferma della ricezione di quel messaggio per noi vuol dire, come dire, abbiamo una certificazione tra virgolette che quel messaggio è arrivato e quindi che quella procedura è responsabilità di quel soggetto farla partire e attuarla. L'altro blocco è l'invio verso la popolazione dei messaggi. Attualmente abbiamo iscritto circa 6.000 persone, 6.040 per la precisione, con quelle modalità che già vi accennavo la volta precedente, in maniera tale quindi da mandare direttamente alle persone che si sono iscritte il messaggio in caso di allerta o di eventi, diciamo, inaspettati, che dove però ad esempio c'è un evento la notte per cui la mattina dopo devono stare chiuse le scuole, tutto ciò che in qualche modo ha un impatto forte sulla cittadinanza. L'altra modalità che vi accennavo, e qui facciamo vedere lo screenshot, era quella dell'app per chi non vuole iscriversi, quindi semplicemente scaricare l'app e ricevere comunque l'allerta. A quel punto chiaramente, diciamo, è un rapporto cieco, nel senso che la persona riceve l'informazione ma noi non sappiamo come dire, che a chi è arrivata a destinazione, però come dire, per chi, come dire, o perché non vuole iscriversi o perché è di passaggio, vuole comunque avere questa informazione, è un'ulteriore, diciamo, modalità di invio. La stessa piattaforma è quella poi che utilizziamo
questo è un esempio, ad esempio delle persone iscritte anonimizzate, no? Ogni pallino corrisponde a un iscritto rispetto agli indirizzi che sono memorizzati nel sistema. E, per quanto riguarda invece il terzo blocco che vi accennavo anche la volta precedente, che era la gestione degli eventi, questo è un esempio di come utilizziamo la piattaforma invece durante l'evento. Quindi questo, ogni volta che esce un'allerta meteo, noi generiamo questo evento, che poi se non succede nulla rimane, diciamo, una checklist, una serie di attività da fare in previsione dell'evento. Buonasera. Benvenuto, sono presenti anche il vicepresidente Biondi e il commissario Martino. E quindi rispetto, diciamo, alla checklist con le attività da fare prima dell'inizio dell'emergenza, è però, diciamo, uno strumento, un cruscotto già pronto, quindi che, diciamo, si accende e si predispone nel momento dell'allerta che arriva, ma che poi rimane, vedete, ad esempio, no, nelle varie checklist, ad esempio, in questo caso c'era anche un'allerta per pioggia, quindi lì c'è la checklist di quello che dobbiamo fare prima, di tutte le transiere da posizionare nel caso della pioggia. Vedete lì, ad esempio, che c'è da attivare la reperibilità dell'autospurga, era un esempio di quello che vi dicevo prima. In automatico quell'allerta va a Pisamo, quindi nel momento in cui qualcuno di Pisamo conferma che gli è arrivato quel messaggio, in automatico noi sappiamo che quel messaggio, cioè non serve chiamare per dire hai attivato la reperibilità aggiuntiva dell'autospurgo, perché ci arriva direttamente. Quindi noi in realtà poi controlliamo la checklist e vediamo dei vari soggetti che ha risposto. Quindi ci possiamo, a cosa serve questo? In condizioni ordinarie, come dire, a velocizzare e a semplificare il lavoro e a renderlo però documentato e certificato. In condizioni di crisi, dove le attività si moltiplicano, è un modo per poter in qualche modo andare a gestire le situazioni che rimangono non gestite altrimenti, no? Perché su 100 cose, se 50 vanno in automatico, uno si concentra sulle rimanenti. Se invece non c'è differenza tra quella che è già gestita e quella che non è gestita, diventa poi impossibile sostanzialmente riuscire ad attuarle. E sulla piattaforma quindi la utilizziamo poi anche come diciamo una specie di brogliaccio, proprio perché poi il sistema, per come è costruito, fa in modo che anche i dati rimangano non più modificabili, quindi è una specie di verbale registro degli avvenimenti che però non è modificabile, e quindi questo ci serve anche a noi per inserire man mano, ora andiamo a vedere l'esempio, cioè, della mareggiata, qui c'è praticamente una dashboard dove si vanno a mettere anche tutte le note, e dove questo ci serve per in qualche modo mettere quelle informazioni che non corrispondono a un evento specifico, cioè l'albero caduto che va gestito, ora vi facciamo vedere, viene gestito da una parte, quindi su un supporto cartografico sostanzialmente. Se invece ci sono da memorizzare delle altre informazioni che sono scollegate dall'elemento territoriale, quindi che ne so, dare atto che si è finito di posizionare in New Jersey rispetto alle associazioni di volontariato che hanno interrotto magari alle 2 di notte il servizio, che riprendono la mattina alle 7, questi sono elementi che rientrano, no, negli elementi da tenere di conto dell'evento, proprio per poterlo ricostruire poi a posteriori. E quindi su questa, diciamo, su questa dashboard si va a sintetizzare questo. Nel momento in cui poi c'è l'unità di crisi, c'è anche un situation report dove in qualche modo, ora qui l'ultima cosa che avevamo inserito era ad esempio l'andamento della boa della Gorgona, ma l'obiettivo è questo, di fatto è come una lavagna. Si vede lo strappo. Sì, si vede lo strappo, esatto. È come una lavagna dove si vanno a mettere le informazioni più essenziali, che rimangono in qualche modo come un riassunto e come un elemento da leggere, no, di riferimento per tutti sostanzialmente. Quindi tipicamente l'unità di crisi uno poi fa vedere, lascia questa parte che è per quella che magari in quel momento interessa, perché c'è il riassunto della situazione o l'andamento, in questo caso interessava la boa, l'andamento della boa. Questo per quanto... Prego.
No, chiedo scusa, quindi in tempo reale questo inizia sia dalla regione? No, questo lo vediamo noi, questo lo vediamo. È condivisibile, ma la regione attualmente andiamo con l'altra piattaforma che è quella SOPRT, perché loro vogliono meno eventi, cioè noi qui dobbiamo tenere conto di tutto sostanzialmente. Okay. Loro fatti salienti, dove sono i fatti salienti? Esatto, perché sennò sarebbero giustamente soffocati, cioè non riuscirebbero a fare quella sintesi, quindi loro vogliono, diciamo, il fatto saliente, cioè da Pisa se c'è la situazione di crisi, fateci vedere, diteci quattro cose, sono quelle poi che, perché per quattro di Pisa, quattro di un altro, insomma, quindi, diciamo, nell'approccio su SOPRT c'è la sintesi che dobbiamo fare, no? Quindi c'è un po', non è un doppio lavoro, perché oggettivamente, no? L'ideale sarebbe averci un'unica piattaforma per magari dire qual è quello saliente da fargli vedere, però ancora non si è ma quindi è a discrezione dell'operatore il fatto saliente da comunicare alla regione? Certo, cioè dell'operatore, nel senso che poi è una cosa che, con cui ci raccontiamo ad esempio col sindaco, però ecco, il fatto saliente ad esempio è iniziano a venire giù 3, 4, 5 alberi, è chiaro che quello non è il singolo albero che è caduto, no? 5 alberi caduti, si vede che c'è un trend, quello è sicuramente un fatto saliente, perché non è, diciamo, un'attività ordinaria di un albero caduto che si gestisce con un approccio ordinario. Quindi quando, diciamo, si va oltre l'ordinaria gestione anche per le squadre delle manutenzioni, è molto, diciamo, in genere non c'è mai questo problema di dire no, è saliente o non è saliente, perché ultimamente gli eventi che accadono sono talmente violenti cioè tipicamente, no, l'evento è molto leggero, c'è un picco, esattamente, perché spesso sulla pioggia ormai i problemi grossi ce li abbiamo con o temporali fortissimi nel periodo estivo, comunque con piogge molto molto intense, quindi negli ultimi anni non c'è più stato l'evento, no? Piove in maniera intensa per 3 giorni e allora dopo un po' il sistema inizia, piove in maniera torrenziale per 40 minuti e il sistema va in crisi. E col vento, diciamo, tendenzialmente capita magari che c'è l'allerta per vento, di un vento normale casca un albero o due alberi, quello ovviamente non rientra negli eventi salienti. Quando invece c'è magari il fronte temporalesco che arriva e fa, come dire, di fatto, no, come fossero degli eventi molto molto intensi, con colpi di vento molto intensi, quelli si portano via, cioè generano tantissimi. Ma quindi la regione viene interpellata solo nelle situazioni in cui ci sono dei momenti di picco, esatto, non nelle situazioni emergenziali ordinarie? Diciamo, se casca l'albero, se tra un'ora casca un albero, no, assolutamente no. Diciamo, il presupposto è o c'è un evento veramente acuto, no, un fatto improvviso e quindi quello ci rientra, oppure se siamo nell'ambito di un'allerta meteo, soprattutto arancione, loro predispongono già l'evento perché, come dire, sul territorio dove può arrivare, dove, diciamo, è prevista l'allerta arancio, tendenzialmente qualcosa succede, allora in quel caso loro preparano già l'evento e a quel punto se succede qualcosa noi andiamo, diciamo, cioè la soglia limite, una volta superata loro intervengono, cioè loro intervengono come accesso dati. Esatto, però diciamo può succedere anche da zero, cioè se in questo momento abbiamo una situazione di criticità particolare perché avviene un fatto inaspettato, chiamiamo la sala operativa della regione dicendogli cosa è successo, quindi c'è la chiamata, diciamo, per dare l'informazione immediata, loro generano a quel punto l'evento che normalmente generano quando c'è l'allerta meteo per predisporlo, a quel punto noi ce lo troviamo sulla piattaforma, su SOPRT, e su quello andiamo a mettere le informazioni, diciamo, di quello che effettivamente è successo. Quindi diciamo c'è una preattivazione se c'è l'allerta perché ci aspettiamo che succeda qualcosa, ma il sistema si può attivare, diciamo, in maniera analoga anche, esatto, dal basso e da situazione di verde, tra virgolette, dove non ci sono. Grazie. Niente, prego. Grazie anche da parte mia. Non mi ricordo l'altra domanda perché lo faccio dopo. Qui diciamo questo è, diciamo, la parte, quella che a noi ci serve, dove memorizziamo anche, se vi vuoi far vedere anche di qui, download delle procedure. Ad esempio qua abbiamo tutta una serie di procedure, questo è un po' il nostro, no, chiamiamolo, diciamo, coltellino svizzero, dove mettiamo anche ad esempio tutte le nostre procedure ordinarie, e ne vediamo un altro.
Ma sì. O di solo un periodo, o di per la neve, diciamo scaramanticamente. No, prendiamola come parte di scherzo, prendiamo una procedura a caso che ci pare. Queste ecco, sono una serie di procedure che noi abbiamo e diciamo lato nostro degli operatori anche sul singolo dispositivo, tra le varie cose sono disponibili anche queste, sono dei, di fatto dei file PDF, questo è un esempio no, di come utilizzare un piccolo spargisale, no, di come utilizzare lo spargisale quando ci sono quelle condizioni ordinarie. Quindi se l'operatore che la sera deve andare a dare il sale non si ricorda magari un dettaglio dello spargisale, sul telefonino ha la procedura, se la guarda e in maniera molto semplice con le foto trova spiegati diciamo, le singole attività da fare, come fare il montaggio, tutta la procedura sostanzialmente da seguire. Di queste ne abbiamo un'ottantina, quindi in qualche modo cerchiamo di tenere codificato tutto quello che c'è da fare, perché hanno una doppia valenza. Uno di averci un elemento oggettivo di riferimento, poi perché consentono poi di riguardarle periodicamente, di dire sempre valida, va aggiornata oppure no, in qualche modo, no? C'è la lista di dove vanno messe le transenne, appunto quando esce l'allerta per pioggia, insomma, teniamo in qualche modo tutto quello, è un livello sotto quello del piano, no? Nel senso il piano dà le macro attività da fare, questo invece è più ecco, diciamo, un utilizzo operativo nostro, interno, però ecco, il vantaggio è che è tutto nella stessa piattaforma. Sul discorso invece ecco, della parte che accennavo prima al discorso pioggia, abbiamo anche una rete di sensori di livello, che è quella che vedete sul terzo monitor, e sostanzialmente noi abbiamo dei sensori sul reticolo idraulico minore, e tra l'altro vi faccio vedere. Stiamo sostituendo un sensore e ci stiamo per la commissione del commissario Ferrante. Per darvi un'idea, i sensori sono questi, ne abbiamo appunto uno nuovo che stiamo sostituendo perché ce n'era uno difettoso che aveva ormai 10 anni. No, vedete, sto per vedere anche qualcosa di concreto. Questi sensori vanno con delle batterie, hanno con la batteria quasi 2 anni, più di 2 anni di autonomia, anche se per realtà noi tutti gli anni li ricontrolliamo e cambiamo le batterie. Qui all'interno c'è una capsula, che vi faccio vedere, che viene praticamente calata, quindi abbiamo predisposto sostanzialmente in alcuni punti chiave, soprattutto la zona di Porta Lucca, la zona degli scuoli di Pisa, il nuovo collettore di Latino d'Accameino, dei punti che sono di fatto dei tubi che dall'alto scendono e vanno sostanzialmente diciamo, dentro la condotta dove passa diciamo, l'acqua che ci interessa monitorare, e questa, sostanzialmente questa sonda che è in cima, che rimane nell'acqua, misura, c'è un sensore molto sensibile qua in cima, misura la pressione che in qualche modo qui è sottoposto, e in questo modo viene, diciamo, questo idrometro a pressione, quindi misurando la pressione che registra il sensore riesce a calcolare, ma con un'accuratezza sotto il centimetro, riesce in qualche modo a calcolare e a darci il riferimento dell'acqua in quel momento. Questo è ad esempio l'evento, l'ultimo diciamo intenso che c'era stato, intenso e improvviso, che c'era stato il 28 di agosto, e questo per noi è uno strumento importantissimo perché ci consente, correlato al discorso della pluviometria, di vedere rispetto a, diciamo nel tempo ci è anche servito no, per poi capire rispetto a una certa quantità di pioggia quando poi il sistema va in crisi. Dall'altra parte sulla zona di Porta Lucca ad esempio, dove i vari impianti idrovori ora insomma, danno un grosso contributo a di fatto a non generare allagamenti in caso di pioggia, questi sensori che però hanno il pregio di essere completamente indipendenti anche dagli impianti di sollevamento, perché vanno a batteria, stanno per conto loro, quindi è una rete come diciamo indipendente, ci servono anche per averci la riprova, cioè se andate a vedere i sensori e vedendo gli andamenti si vede che su un punto c'è un andamento diciamo anomalo, o perché arriva poca acqua, perché ce n'è troppa, ecco questo ci serve anche per andare poi a vedere cosa sta succedendo. E lì vedete, si vede il monitor laggiù in fondo, se lo si mette su uno di questi, e qui vedete praticamente per ogni sensore, vedete sulla sinistra ci sono i sensori e poi si può andare a vedere per ognuno, prova a allargare ad esempio, metti
da un anno fa, sto dal biscotto di gennaio, metti un anno fa. Si questo vedrà un mouse grande. Un po'. Perché qui praticamente no, si vede i vari picchi di pioggia nell'ultimo anno, quindi, ecco, quello che abbiamo fatto vedere prima, in realtà provo un attimo a zoomare su quello lì di fine agosto, è quello che avevamo riportato nella slide precedente. Di ognuno si può andare a vedere appunto del singolo sensore esattamente qual è il livello che si è raggiunto, no? Questo ci consente di vedere ad esempio per l'impianto, provo a zoomare nella parte in alto dove c'è Via Lucchese lì, sì. No, sì. Aspetta che questo mouse è un po'... Ad esempio si vede dove c'è quella riga nera, dove no, c'è l'acqua, c'è il livello che sale e scende, è l'impianto di Via Lucchese che si è attivato e quindi quel grafico che va su e giù sono le pompe che partono, poi il livello si abbassa, la pompa si spenge e il livello torna su. Quindi questo per noi, indipendentemente, è un doppio controllo, no? Cioè, l'impianto c'è il suo telecontrollo che dà gli allarmi, eccetera. E questo però è, come dire, come essere lì a guardare, cioè a un certo punto lo dice, non vedo più che l'acqua sale e scende, ma vedo che sale e basta, oppure, come è successo una volta, la pompa, il sensore era rimasto bloccato, il livello abbiamo visto andarlo giù e rimaneva giù e siamo corsi perché altrimenti come dire, la pompa andava ma pompava troppo, poi si stava piovendo quindi non si correva il rischio di farla bruciare, ma insomma c'hanno quelle protezioni di temperature eccetera, ma insomma è un doppio riscontro e questi ecco, appunto di fatto sono sensori che abbiamo soprattutto sulla parte appunto di Porta Lucca e sulla zona appunto del canale, quello che deve avere delle cascine, va verso l'impianto idrovoro del consorzio di bonifica e poi il fosso, quello che esce dalla zona della Saint-Gobain e che va verso anche quello verso l'impianto idrovoro. Quindi ci danno tutti, diciamo, per varie zone della città, ci danno in qualche modo un po' un termometro indiretto di quanta acqua arriva e quindi della situazione che andiamo a trovare. Poi quel vantaggio è che di fatto basta essere in un'area un minimo protetta e basta averci un tubo che sostanzialmente va a pescare l'acqua e poi da lì misuriamo sostanzialmente il livello dell'acqua. L'altro elemento che l'altra cosa che vi avevo accennato è la parte del sistema radio, ovviamente vitale, diciamo, in tempo ordinario e soprattutto in emergenza, però l'importante è usarla in tempo ordinario perché sia più efficiente in emergenza. Queste sono due foto della postazione, siamo ospitati sul sito insieme alla regione toscana, vicino al Monte Serra. E quindi ecco, da lì vedete sotto una parte delle antenne e sopra c'è un piccolo shelter dove teniamo la parte della stazione col ponte ripetitore che abbiamo sia noi la Polizia Municipale, quindi nella stessa postazione ci sono due ponti ripetitori. Il sistema è collegato a un server che fa la gestione delle posizioni, quindi siamo su due livelli distinti, cioè la radio è prima la voce, quindi è fondamentale ovviamente parlare, che è la cosa più importante, però la radio ha anche poi una parte, una gestione della gestione della trasmissione delle posizioni, la possibilità di mandare messaggistica che gestiamo con la piattaforma che vedete lì sulla sinistra, che è un server invece che abbiamo qua in ufficio, e questo consente quindi due cose, sia di avere poi la registrazione del traffico voce, che è importantissima poi anche questa per ricostruire, diciamo, i fatti, e anche la memorizzazione delle posizioni. Quindi l'elemento, ad esempio, quello che vedete, questa è una schermata presa, diciamo, dal server, dove si vede, ad esempio, a una certa ora si può riprodurre il percorso. Vedete, queste sono le posizioni della notte dell'evento del 3 novembre, dove di fatto vedete c'è la ricostruzione, diciamo, no, momento per momento,
di dove erano le varie radio che avevano, poi noi sappiamo ovviamente ogni radio chi ce l'aveva. Questa cosa serve? Serve nell'immediato per sapere chi, cioè le varie squadre dove sono e quindi, come dire, accelerare l'attivazione, quindi se c'è un intervento in una certa zona, sapere che quel mezzo o quella radio è in quella zona e quindi velocizzare l'intervento. E serve poi a posteriori sempre per il discorso di ricostruzione dell'evento, ad esempio in caso di neve, per vedere, no, quel mezzo con la lama a che ora è passato da quella zona, perché magari la presa dice quella strada non è stata mai pulita, no? Allora dice no, allora tot è passata la lama, allora tal'altro. Quindi ecco, è un modo, diciamo, di questo è un ulteriore elemento che aiuta a tenere una fotografia di quello che è successo, proprio perché appunto la difficoltà poi maggiore durante le emergenze è che, come dire, gli eventi e le attività da fare diventano crescono in maniera esponenziale e poi bisogna ricostruire, però magari nei giorni successivi effettivamente cosa è successo, no? Banalmente viene chiuso il sottopasso con la transenna, poi la macchina ci si abbocca lo stesso, si guasta, l'assicurazione poi di quella persona chiede il rimborso, dice non era chiusa, allora a quel punto lo ricostruisci, dice no, ti sei entrato alle ore tot, però alle 23 ti sei entrato, però alle 22 era stata messa la transenna, quindi anche un modo per tutelare poi, no, l'amministrazione, per dire qualcuno ha levato la transenna, perché lì c'è la registrazione audio della squadra che dice ho messo la transenna, la posizione torna, che la squadra era lì in quel momento, quindi evidentemente qualcuno successivamente ha levato quella transenna. Quindi voce e posizioni, oltre poi a mandare anche durante l'emergenza, poter mandare messaggi, quindi se anche le persone sono in zone dove non c'è copertura cellulare, sia poter parlare che poter mandare anche messaggistica scritta, che è utile più che altro per magari mandare l'indirizzo di un intervento in maniera tale che uno se lo ritrova poi comunque sulla radio, in maniera esattamente analoga un po' come funziona un SMS. Ecco l'altro elemento, e mi ricollego alla parte iniziale che stavamo vedendo, quindi dalla parte, diciamo, della piattaforma Everbridge, è invece la gestione proprio dei singoli eventi sostanzialmente. Quindi quando succede qualcosa, in quelle condizioni in cui si entra, diciamo, in una situazione non ordinaria, quindi con un presidio, diciamo, aggiuntivo, man mano che arrivano le segnalazioni, quindi quando di fatto c'è la problematica che arrivano tante segnalazioni che vanno gestite, quindi ci si avvicina, diciamo, in quella fase critica, proprio per tenerne traccia, questa è poi una cosa che poi ci fa lavorare in quei momenti, di fatto con un mutuo scambio anche con i vigili del fuoco, bisogna tenere traccia di quelle che sono le richieste, no? Perché magari una richiesta è arrivata a noi, una richiesta è arrivata ai vigili del fuoco, si forma una coda perché inevitabilmente in quei casi ci sono magari 5 squadre a vario titolo che intervengono su certe attività e però ci sono 50 richieste, quindi l'importante è chiaramente dare la priorità giusta alle richieste e poi non perderle, nel senso, no? Sapere cosa c'è ancora da fare. Allora, quello che abbiamo fatto sulla piattaforma, che sarà poi la stessa piattaforma che utilizzeremo ora, che vi facciamo vedere nel piano per divulgare anche i contenuti del nuovo piano di protezione civile, di fatto abbiamo fatto uno strato informativo con molto semplice, con gli eventi, che poi si può gestire dal dispositivo mobile, dall'ufficio, quindi dalla parte web. E in questa, diciamo, rappresentazione, questo ad esempio sono gli interventi della notte del 3 di novembre, e man mano che c'erano le richieste, chiaramente ci sono una serie di richieste che sono quelle submarina, che poi numericamente erano tra virgolette poche, nel senso che erano tutte analoghe, nel senso che c'era il problema che c'era marina allagata, quindi. Però in quel contesto, quindi rispetto a quelle richieste note e come dire, no, di gestione complessa proprio per il tipo di evento, in parallelo però ci erano stati quel giorno tantissimi interventi anche legati ad alberi caduti, rami, insomma, situazioni abbastanza critiche. L'albero è una di quelle cose tipiche, l'albero e il ramo da tenere, diciamo, no, da memorizzare, e quindi quello, come la parte degli allagamenti, quando arrivava una richiesta noi la inseriamo, vedete di fatto i campi sono dove è successo, cioè dove ci risulta chi l'ha segnalato, qual è il problema, chi ce l'ha in carico e se l'intervento è concluso oppure no. Questo ci serve, ora le vedete tutte verdi, diciamo, no? Diciamo, i singoli
eventi, ma durante l'intervento, e se ritornate sulle slide, c'era una slide fatta durante, no, ad esempio quello che vedete lì sulla destra, era questa, quella era quella conclusa, però ecco, di fatto, si ritorna con sorgisse tanto. Sì, quindi... Ecco, di fatto, se durante l'intervento, cioè, man mano, cosa succederà? Che noi appena mettiamo un punto, quello sarà che non è iniziato. Nel momento in cui si sa che c'è una squadra che ci sta lavorando, che ha segnato, diventa in corso, e quando è completato, è completato. Questo serve poi, quindi, sia per tenere, come dire, traccia di cosa sta succedendo, sia per averci poi un quadro riassuntivo, che questo è un po' il cruscotto che serve per dosare l'acceleratore. Ad esempio, vanno richieste quante squadre del volontariato, cioè quant'è lo sbilanciamento tra gli interventi che si stanno gestendo e quelli che non sono ancora iniziati, no? Magari sono arrivati 26 interventi tutti insieme, ci sono due squadre che stanno operando, quindi all'inizio dice interventi non iniziati 23, allora a quel punto uno dice ok, mettiamo ulteriori risorse, quindi diciamo è un cruscotto che ci consente di diciamo, il rapporto con i vigili del fuoco, che vedono anche loro la stessa tipologia di dato e hanno un portale esattamente identico anche loro, mettendo insieme, diciamo, le due tabelle, no, le due dashboard di domanda e offerta, inteso in termini di squadre che possono intervenire, si cerca di dosare. Ora, ad esempio, quel giorno lì era un giorno particolare perché noi avevamo avuto la mareggiata, la notte, tutta la parte degli alberi, ma la Toscana era chiaramente flagellata dalle venti, quindi ad esempio i vigili del fuoco avevano pochissime squadre di rinforzo che poi sono arrivate più tardi, ma dal Lazio, dalla Liguria, anche il volontariato è intervenuto in maniera massiccia, ma anche lì era chiaramente la parte locale, quando magari in un altro momento sarebbero potute intervenire anche squadre da altre zone, ma in quel momento invece era, diciamo, una situazione di criticità maggiore. Però in questi casi poi l'importante è sapere qual è il punto dove dobbiamo arrivare, no? Quindi se a un certo punto non arrivano altri interventi, uno dice ok, non sta arrivando più nulla, quindi probabilmente siamo arrivati al regime, le squadre che però stanno intervenendo sono in questo numero, ma si stima che in 3 ore si risolve tutto. Se invece si vede che 3 interventi si fanno e 5 si aggiungono, questa, si cerca, ecco, di, nei limiti del possibile, di tarare le risorse sostanzialmente. Sulla stessa piattaforma, ecco, vedete un esempio di quello che sarà la mappa, che ora, diciamo, non è pubblica perché il piano non è ancora deve entrare nella fase di, diciamo, di adozione. Abbiamo scelto la stessa, diciamo, piattaforma per mettere tutti i dati del piano, quindi vedete sostanzialmente sulla sinistra per tipologia di rischio, se andiamo a vedere ad esempio il rischio idraulico, spengiamo gli altri, si piazza tutti gli specchi, vedete la leggenda, avete riportato la pericolosità presa dalle mappe del piano di gestione del rischio alluvione, e se andiamo poi verso il centro, ad esempio tutte le chiusure previste nelle varie fasi del piano Arno per la chiusura della città. Chiaramente ognuno di questi elementi può essere diciamo acceso o spento a seconda dell'utilizzo, quindi cosa succederà? Che in un momento di emergenza, se la Polizia Municipale insieme alle altre forze dell'ordine vogliono vedere quali sono i cancelli da attivare, andranno provo a aprire un attimo così, andranno ad esempio a spengere quello che non gli interessa per concentrarsi di fatto sulla parte di punti di controllo. Se siamo, come dire, nell'ambito ad esempio del piano neve, no, si vedete, qui sono tutti i percorsi che le associazioni di volontariato più un mezzo messo a disposizione da Pisamo, ognuno è un percorso associato ad un mezzo, quindi ci sono ovviamente le carte, ci sono i PDF, ma in più se uno per il momento non ce l'ha, quindi l'operatore può vedere il percorso che deve fare con quel mezzo, e il cittadino sa quali sono le zone che verranno in qualche modo coperte da
però perché il piano era nato con l'impostazione, viste le frequenze, insomma, per fortuna basse, che non era il piano per levare la neve, come dire, ad Aosta, ma era il piano semplicemente per evitare, per mantenere un collegamento tra stazione ferroviaria, aeroporto, ospedale e le vie principali di comunicazione verso il litorale, quindi era, diciamo, una pianificazione fatta proprio per evitare, diciamo, il blocco della parte nevralgica della, della città. E così come il piano neve, anche per tutti gli altri rischi, c'è una cartografia tematica. Il vantaggio di avere la cartografia su un supporto di questo tipo, sia rispetto a, diciamo, alle carte in formato PDF, ovviamente di essere molto più direttamente auto, diciamo, si spiega in qualche modo da sole, è solo un approccio molto più snello appunto rispetto alla carta. Il cittadino quindi può in qualche modo andare in maniera più semplice a trovare, a vedere l'elemento che più gli interessa, e contemporaneamente lato soccorritori la grande possibilità che anche in caso di, diciamo, di collasso della rete, anche, diciamo, delle reti informatiche, della connettività a livello locale, la possibilità, essendo poi il server da un'altra, cioè la rete di server da un'altra parte, la possibilità di andare a vedere comunque il dato, che poi è un elemento fondamentale proprio per dare al alla colonna mobile che arriva da un'altra regione o da un'altra zona, dargli tutta una serie di informazioni che prima di arrivare nella zona critica appunto dell'emergenza possono comunque visualizzare. E questo, insomma, su questo tra l'altro uscirà tra poco anche una direttiva del Dipartimento della Protezione Civile proprio su come devono essere fatte, per cercare di avere un supporto cartografico omogeneo per tutti i comuni, quindi ancora di questo elemento in gran parte si è già fatto, ma ancora alcuni dettagli che saranno in questo documento che deve uscire, in maniera tale da avere poi anche uniformato, quando uscirà questo documento, anche proprio l'aspetto della rappresentazione, cioè fare in modo che una chiusura stradale sia rappresentata a tutti i comuni nello stesso modo, quindi in maniera tale che ogni cartografia di fatto abbia un'impostazione identica in tutta Italia, e i contenuti ovviamente saranno quelli tipici di ogni realtà, ma avere in qualche modo un linguaggio comune da questo punto di vista. L'altro, ecco, elemento che vi volevamo evidenziare era, che un po' viene in fondo ma che collega tutto quello che abbiamo visto finora, è l'aspetto chiaramente della connettività, no? Perché rispetto a quello che abbiamo visto finora, la parte, diciamo, connettività è passante, no? Cioè l'accesso alle varie piattaforme, cioè tutto passa da un concetto di avere a disposizione una connettività. Allora, per raggiungere questo, diciamo, abbiamo vari strumenti. Per la parte voce, oltre al sistema radio, abbiamo due terminali Iridium, che sono terminali, diciamo, satellitari, che consentono di quindi parlare come su un telefono cellulare, tra virgolette, utilizzando una rete di satelliti a bassa orbita, e quindi di fatto di parlare. Questo perché? Perché la rete radio serve per parlare localmente, ma poi se salta il sistema delle comunicazioni e devo parlare con qualcuno che sta a Roma o con qualcuno che sta a Firenze, mi serve, come dire, no? È una piramide, però quello in cima alla piramide deve parlare con l'altra piramide, altrimenti rimangono i due mondi scollegati. E lì vedete appunto il terminale Iridium. Quindi quello per la parte voce. L'altro elemento invece fondamentale è riuscire a garantire la connessione e avere la disponibilità di accesso a internet sostanzialmente. Allora, localmente qui in ufficio noi abbiamo tre reti. Abbiamo la rete quella, diciamo, standard del comune, poi abbiamo un'altra rete nostra fisicamente indipendente, diciamo separata da quella del comune, con diciamo, una fibra dedicata, quindi con un percorso completamente distinto rispetto alla connettività che arriva ordinariamente, diciamo, in comune, più un terminale two-way per la connessione satellitare. Quindi se salta la rete del comune c'è comunque l'altra piattaforma, l'altra, diciamo, fibra, e se salta anche quella abbiamo una connessione da satellite. Questo per garantire la connettività.
Pepper c'è il sacchino. Questo per avere la connettività qui locale. In realtà poi dall'anno scorso è disponibile anche qui in Italia la piattaforma Starlink, che è di fatto una piattaforma di connessione date ad altissima velocità, assolutamente rivoluzionaria dal punto di vista anche di prestazioni e di costi. E quindi abbiamo acquisito un terminale Starlink l'anno scorso, tra l'altro, come dire, all'inizio, con dei costi, un'antenna leggera pagata 200 euro, ecco, per intenderci, quindi, proprio perché Musk, per far diffondere, diciamo, questo tipo di tecnologia, sostanzialmente regala in pratica l'hardware, e però anche la connessione è una connessione con dei prezzi veramente bassi, perché è una connettività a 200 megabit in download e 20 megabit in upload, e nella modalità che abbiamo, diciamo, attivato, che praticamente è un abbonamento che possiamo attivare e spegnere, perché quando non ci serve è inutile tenerlo acceso, nel momento in cui l'attiviamo paghiamo 100 euro al mese, quindi col vantaggio però che è flat, quindi e le prestazioni, per intenderci, con quello abbiamo le stesse prestazioni che ha tutta la rete del comune oggi, dal punto di vista di capacità di scambio di dati. Quindi questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che è un terminale, tra l'altro, con delle caratteristiche particolari in termini anche di velocità di risposta dei pacchetti, quindi anche la telefonia e la VoIP dei telefoni che vedete qui sul tavolo possono passare tramite quel tipo di connessione. Quindi di fatto abbiamo una scatola che vedete qui sotto questo tavolo, dove abbiamo anche una parte di, diciamo, di alimentazione anche a pannelli solari e alcuni telefoni. Quindi quel terminale di fatto con l'alimentazione può creare un altro piccolo POC, un altro centro operativo dove vogliamo, perché a quel punto noi con quel terminale abbiamo la connettività, ci basta un minimo di alimentazione, abbiamo la parte telefonia, e a quel punto di fatto è una bolla dove possiamo ricollegarci a internet anche in un luogo terzo, sostanzialmente. Quindi, diciamo, è un modo per attivare anche eventuali unità di crisi delocalizzate. Esempio, se a Marina ci fosse stato e, diciamo, l'evento allagamento non ha interessato la parte dove sono i ripetitori della telefonia mobile, quindi è rimasto in piedi tutta la parte di comunicazione, sostanzialmente. Se però ci fosse stato un evento per cui a un certo punto saltava la parte di connettività e quindi rimanevamo con le radio ma isolati da un punto di vista di connettività, perché a quel punto anche i telefonini chiaramente non hanno connessione a internet, avremmo attivato questo terminale che ci avrebbe consentito, nel luogo, diciamo, baricentrico dove gestivamo l'emergenza, di avere anche una connettività internet per poter anche lì riaccedere e gestire tutte queste interconnessioni, soprattutto. Quindi, ecco, la parte connettività è oggi ormai proprio vitale, perché sì, la voce è il primo elemento importante, però avere la connessione, proprio perché è l'elemento su cui passano poi di fatto tutte lo scambio di informazioni, e è la linea guida ormai anche a livello internazionale, anche sui terremoti. Cioè, di fatto ormai l'esigenza è avere interventi coordinati con l'elemento geografico, quindi l'unico modo è acquisire queste informazioni e potersele scambiare. Quindi anche nell'ultimo sisma che c'è stato in Turchia, di fatto c'è stata la concretizzazione di questo approccio che è appunto consolidato e testato, e che di fatto è un po' un percorso che non può tornare indietro, insomma, non avrebbe senso, perché rende, diciamo, la gestione molto molto più efficace ed efficiente, fatto però chiaramente che ci sia la connettività. Quindi, come dire, avere connettività diventa un elemento a priori indispensabile. Poi chiaramente può succedere tutto, allora vabbè, c'è il cielo e va bene. Però, ecco, diciamo, tendenzialmente si cerca di pensare il peggio perché accada al meglio, sostanzialmente. Questo c'è il piccione di essere. L'altra cosa, ecco, poi arriviamo in fondo. L'ultima cosa era il carrello comunicazioni che abbiamo, che fa parte anche questo come la parte delle attrezzature satellitari e poi delle risorse della colonna mobile regionale, quindi chiaramente sono risorse che abbiamo noi, ma che sono a disposizione ovviamente di tutto il sistema di protezione civile. Quindi è chiaro che se c'è
come abbiamo fatto tantissime volte, una criticità particolare in una zona e noi non siamo interessati, ovviamente sono attrezzature che sono a disposizione ovviamente di tutta la comunità, indipendentemente dal territorio ovviamente comunale. Quindi l'altro elemento è questo carrello comunicazioni, che in pratica ci consente di generare un'ulteriore, di avere una copertura d'emergenza dal punto di vista radio, quindi in caso di avaria al ponte ripetitore, quello che è per intenderci sul Serra, quindi avere un'ulteriore copertura in caso di, appunto, di emergenza, e all'interno abbiamo un'altra serie di radio con cui è possibile fare anche delle interconnessioni tra diverse reti radio, anche questo chiaramente collegato a internet, quindi con la parte satellitare, che consente anche dal remoto di interagire con le radio che sono sul carrello. Quindi quello che possiamo fare è dal remoto lasciare volendo il carrello connesso a internet da una parte, quello fa da ponte ripetitore, ma in più dal remoto, che sia a 100 km o 5.000 km ovviamente non cambia, dal remoto interagire e poter in qualche modo utilizzare anche le radio all'interno, quindi serve per una copertura locale e per proiettare di fatto il traffico radio anche in un luogo remoto. In più in cima al palo c'è una telecamera che serve in qualche modo anche per avere una, a seconda della zona dove viene posizionato, per avere un quadro dall'alto di quello che sta succedendo. Questa è un po', diciamo, la sintesi delle attrezzature che avevamo accennato l'altra volta. Dal punto di vista invece di dislocazione, diciamo, dell'ufficio, la stanza dove siamo ora è quella, diciamo, fatto dell'unità di crisi dove si riunisce il centro operativo comunale, il COC, però quando si riunisce il COC sono attive anche tutta un'altra serie di funzioni, quindi il COC non sono le 10 persone intorno a questo tavolo, ma quando ci sono molte attività da fare chiaramente vengono attivate delle funzioni, quindi come dei piccoli gruppi di lavoro, quindi ci sarà la funzione volontariato, qui ci saranno i referenti delle varie associazioni di volontariato che gestiscono le loro risorse, quindi che fanno, no, dal tavolo partono le richieste e loro, come dire, gestiscono e fanno in modo di poter attuare quelle richieste, cioè la funzione strutture operative che cura con la Polizia Municipale per gli aspetti della viabilità, a seconda del tipo di evento c'è la parte di censimento danni. Quindi per attuare queste funzioni nel piano di fatto si usano anche gli altri uffici, quindi questa è la parte dell'unità di crisi. Nell'altra stanza possono essere attivate 3-4 funzioni di supporto, qui nell'altra stanza abbiamo un'altra parte radio, possono essere attivate delle altre funzioni, e poi sono previsti, è previsto anche di utilizzare gli uffici anche di altre direzioni che di fatto sono qui vicini, ma che possono essere, proprio perché in maniera tale che ognuno può lavorare in maniera indipendente, focalizzandosi sulle attività, ma tutti a stretto collegamento, proprio perché poi ci sono delle riunioni periodiche, cioè l'importante è che passi chiaramente l'informazione e non bisogna essere tutti nella stessa stanza, se no chiaramente 50 persone nella stessa stanza non si riesce a operare nel modo giusto, ma il modello organizzativo di fatto per l'emergenza è questo, quindi la parte dell'unità di crisi con le funzioni di supporto, quindi anche qui con un approccio, diciamo, di interscambio a piramide in qualche modo, proprio per gestire tutto quello che accade, ovviamente in raccordo per l'unità di crisi che a seconda del livello di emergenza si attiva presso la prefettura, che va a gestire la parte delle componenti statali, quindi chiaramente lì c'è poi uno scambio intenso e bidirezionale di informazioni, perché spartiranno le richieste, torneranno indietro gli inject eseguiti oppure no rispetto alle varie criticità. Non so ecco se avete domande, siamo a disposizione per le vostre domande. Commissario Del Rosso. ArcGIS. Sì. Hanno accesso anche i cittadini? Allora, quindi, sì, assolutamente. Lo scopo del piano, allora, è chiaramente una piattaforma dove noi abbiamo tanti contenuti, no? Poi a seconda di come viene impostato il contenuto può essere o meno condiviso. Attualmente, ad esempio, la parte di questa lettura, ovviamente, il cittadino. Esattamente, ad esempio, i vigili del fuoco sugli eventi hanno accesso anche in modalità modifica, chiaramente.
il cittadino avrà su questa carta, che attualmente diciamo è protetta con un utente e una password, perché vi verrà data anche a voi appena arriviamo in commissione, quindi noi dobbiamo fare per il nuovo piano un passaggio, ci sarà il discorso dalla giunta, poi viene mandato in regione e in provincia per una validazione tecnica. Fatta la validazione tecnica vi arriverà anche a voi chiaramente in commissione, e lì vi invieremo, invece che inviarvi il metro cubo di faldoni, vi invieremo il link per gli allegati e chiaramente il collegamento alla cartografia con nome utente e password. Arrivati in fondo e fatta l'approvazione, ovviamente nell'iter, se c'è da correggere qualcosa, si fanno le modifiche come un po' in tutti i piani territoriali, quello che c'è da eventualmente modificare. Arrivati in fondo, di fatto la pagina è già pronta, viene di fatto resa disponibile al pubblico, e quindi tutti entrano e vedranno quel dato in maniera trasparente. Ma ha preso l'applicazione Bridge? No, sono due cose distinte. È una pagina web, quella è una pagina web. È una pagina web, diciamo, tutte sono, anche Verbridge è una pagina web, no? Quindi ormai non abbiamo più applicazioni particolari che hanno bisogno, no, di un'installazione, di un qualcosa, quindi noi andiamo dietro. L'interfaccia deve essere quella web, perché ci consente di prendere un computer portatile qualsiasi, avere la connettività, e noi rientriamo, no, su tutto quello. Quindi l'interfaccia è un'interfaccia web, semplicemente ora il cittadino non la vede perché gli chiede una password, e poi dopo invece entrerà come analogamente a quello che succede sul sito. Sì, sono due pagine diverse però, Sì, certo, saranno due cose perché... Il sito è sempre ArcGIS, però sono due indirizzi diversi, perché a volte si possono confondere. Si confonde perché questo è volutamente su, diciamo, la parte cloud esterna di Esri, in questo caso che è l'azienda di fatto che produce, tra virgolette, la piattaforma e il software, in questo caso la piattaforma, ma proprio perché essendo fuori su una struttura molto ben ridondata, ecco, dove, ripeto, ci si appoggiano, di fatto è un po' il gold standard anche negli Stati Uniti, anche da noi col Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un po' la piattaforma di riferimento, soprattutto anche proprio per l'aspetto gestione delle emergenze, quindi ecco, anche lì il trend anche all'estero è proprio di portare i dati fuori, perché chiaramente è una piattaforma molto affidabile, anche lì tutto si può, può stare tutto, ma ecco, statisticamente molto più affidabile rispetto a una risorsa locale, però per il cittadino sarà accessibile con una normale pagina web sostanzialmente. Poi oltretutto il contenuto è indicizzato, quindi quando il cittadino scriverà il piano di protezione civile del comune di Pisa, gli verrà la pagina nostra che ha rimando anche la cartografia, ma anche direttamente la parte della cartografia sostanzialmente. Grazie. Altre domande? Nessuna domanda, richieste di ulteriori chiarimenti? La velocità, ma che non c'entra poco con questo, vedo il lavoro in mezzo e tutto. Sì. Ma a Pisa, no? Se io lo chiedo, diciamo, lo vedo sempre nelle pratiche edilizie, no? Tante volte non ho potuto rispondere nei uffici tecnici. Ci sono delle attività di rischio rilevante? Sì, ce n'è una. Che tante volte c'è confusione. Allora, la pianificazione per le aziende, quindi penso riguardi, però comunque anche la competenza per le aziende a rischio rilevante è una pianificazione che fa la prefettura. Noi ovviamente ci siamo perché abbiamo poi una parte di attività da svolgere, soprattutto per l'informazione alla popolazione. Nel nostro caso abbiamo un'unica attività che è la SOL nella zona della Darsena, per intenderci, è un'attività, come dire, diciamo appena soggetta, definiamola qui, però formalmente attività soggetta, perché sostanzialmente l'area di potenziale danno in caso di incidente esce per pochi metri dall'azienda. Infatti anche nel piano sostanzialmente non è prevista l'informazione a priori della popolazione come in altre aziende che hanno aree di impatto molto più importanti, dove è prevista la sirena, allora l'informazione che non abbiamo a Pisa. Che non abbiamo a Pisa, esatto. Quindi questa formalmente è un'azienda a rischio rilevante, però di fatto l'area di potenziale danno, impatto è di pochi metri, quindi c'è stato l'attività, è stata un'attività tra i responsabili della sicurezza delle due aziende, quindi tra l'azienda, tra la SOL
e le, diciamo, le aziende che sono insediate nel capannone subito a sud, per sapere come eventualmente per i lavoratori gestire l'allarme. Però ecco, non c'è di fatto, non c'è popolazione, non ci sono abitazioni, non c'è popolazione residente nell'area di danno, perché ripeto, esce di 20 metri da, dall'azienda. Quindi formalmente però ecco, quella è quella. Vabbè, allora, sicuri che non hai altre domande? Io ne avrei un sacco, ma mi devi fino a 10 stasera. Allora, vai, puoi rimanere dopo, come serve, non so. Puoi rimanere. Allora, noi vi ringraziamo. Grazie a voi. Pensiamo grazie che l'argomento si può dichiarare esaurito, anche se poi sappiamo già che ci rivedremo, esatto. Ci sarà la parte di discussione e poi approvazione in commissione, esatto. Per l'aggiornamento del piano di aggiornamento che già possiamo vedere, in cui le mareggiate, maremoti, esatto. Il lato mare è ben trattato, esatto. Quindi grazie mille, grazie sono le 18:35, dichiariamo conclusa la commissione, grazie.